Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio, ideato dal PAO e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Ettore Maiorani di Orvieto con la collaborazione dell'Istituto Scientifico e Tecnico. Prende avvio in questi giorni il progetto A Scuola di Archeologia, che sperimenta metodologie di approccio didattico alle tematiche storico-ambientali. Il progetto è diretto da Claudio Bizzarri, archeologo e direttore del Parco Archeologico Ambientale dell'Orvietano, con il supporto degli archeologi Rosanna Ovidi e Andrea Ponzi, che altre volte hanno collaborato con l'associazione Le Stesse Scuole. Il tutto sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria, con il supporto del Comune di Orvieto, gli assessorati alla cultura e alla pubblica istruzione. L'esperienza farà scuola per altre analoghe iniziative che vedranno presto protagonisti gli altri istituti scolastici del territorio. Nei giorni 20, 21, 22 ottobre, tutti pronti per ripulire la selciata dei Cappuccini, per riportare alla luce in un tratto il basolato antico sottostante, che emerge ancora in alcuni punti ma del quale non si conosce il vero aspetto. La ripulitura valorizzerà il vecchio tracciato etrusco, rendendolo realmente fruibile a tutti i cittadini. L'esperienza non si esaurirà con la partecipazione delle scuole, ma si aprirà a tutti coloro che volessero partecipare all'attività, che saranno i benvenuti negli stessi pomeriggi nelle giornate successive del 24, 27, 28 e 29 e 30 ottobre, secondo le proprie disponibilità di tempo. L'associazione Orvieto Lug, Orvieto Linux User Group, organizza per sabato 25 ottobre la 10ª edizione orvietana del Linux Day. Si svolge contemporaneamente in circa 100 città italiane la giornata nazionale dedicata al sistema operativo open source GNU Linux, ed è promosso dall'Italia Linux Society, allo scopo di diffondere ed informare la cittadinanza sulla cultura informatica libera nei suoi aspetti tecnici, legali e sociali. L'evento si terrà presso la sede dell'Istituto di Istruzione Superiore Scientifica e Tecnica, nei locali del Liceo Maiorani in Via dei Tigli, a Cicogna di Orvieto. L'edizione 2014 aderisce al tema nazionale libertà digitale. Le tematiche affrontate spaziano dalla formazione online con piattaforme collaborative, la progettazione di sistemi elettronici open source per il risparmio energetico, la migrazione da suite per l'ufficio proprietario e quelle libere della pubblica amministrazione orvietana, alla migrazione a sistemi operativi liberi nelle scuole, fino alla sicurezza informatica con Kali Linux. Durante la giornata, a cui si può partecipare liberamente e gratuitamente, verranno individuati due momenti. La mattina si terranno dei seminari formativi tenuti da esperti, alcuni dei quali di fama perlomeno nazionale. Nel pomeriggio si svolgeranno le attività divulgative a cura dei membri dell'associazione, con dimostrazioni e laboratori pratici sulle stampanti 3D. Per celebrare la 10ª edizione orvietana del Linux Day verrà organizzata anche una sezione straordinaria dell'esame di certificazione Linux Essential, in collaborazione con Linux Professional Institute Italia, durante il pomeriggio. L'Associazione Centro di Documentazione Popolare di Orvieto ringrazia tutti coloro che hanno gremito la sala del governatore del Palazzo dei Sette venerdì 17 ottobre per la proiezione del documentario Strip Life a sostegno della causa palestinese e della striscia di Gaza. Popolazioni martoriate da decenni di bombardamenti e azioni criminali di vario genere attuate dai governi di Israele, che in barba a qualsiasi convenzione internazionale le hanno colpito e colpiscono indistintamente, causando migliaia di vittime tra i civili, tra cui principalmente donne e bambini. Ringraziamo inoltre, continua il documento, i registi del documentario, in particolar modo Luca Scaffidi, che è intervenuto in sala e chi, con il proprio fattivo contributo, ha reso possibile la realizzazione del docufilm. Con i fondi raccolti nel corso della serata daremo il nostro contributo ad un nuovo progetto del Centro Italiano di Scambi Culturali VIC, in collaborazione con associazioni palestinesi. Il progetto si chiama il Festival di Scambio e Formazione ed è una rassegna di attività culturali e sportive che vedrà la sua realizzazione attraverso uno scambio diretto tra italiani e palestinesi nella striscia di Gaza, uno scambio di saperi e conoscenze con forte valenza sociale ed educativa e con una marcata matrice di intrattenimento. Il festival fa parte di un largo progetto di scambi culturali che ogni anno prevede la formazione e lo scambio di conoscenza tra le nuove generazioni dei paesi del Mediterraneo. Gaza, per la forte difficoltà di apertura fisica delle frontiere dovuta all'occupazione militare israeliana, non offre programmi integrati per i giovani e gli studenti in età di apprendimento e conoscenza del mondo. Per maggiori informazioni sulle attività della nostra associazione si può visitare il sito www.cdporvieto.org. Allora, questo film nasce dal contributo di ragazzi palestinesi che lavorano nel cinema e ci hanno conosciuto durante una carovana di attivisti in Palestina, e loro ci hanno consigliato di fare un film
film in cui si cercasse di far vedere la realtà che vive la popolazione palestinese, quindi di uscire dal cliché giornalistico del bombardamento del terrorista per raccontare la vita comune. E questo film nasce e si sviluppa grazie al contributo del popolo palestinese, ma anche di tutti quegli attivisti che in Italia e all'estero si spendono per la causa palestinese, come qua a Orvieto, e ci hanno dato una mano economicamente a realizzare questo film. Un film di questo genere non avrebbe avuto la possibilità di nascere se non ci fosse stato il contributo attivo di chi crede nella causa palestinese ed è disposto a dare un piccolo contributo per aiutare la causa palestinese. Ed è per questo che siamo qui e presentiamo il film in questo contesto, perché è grazie all'attivismo che è possibile raccontare un'altra Palestina. Esordio amaro per il Toe di Volley nella prima giornata di B1 di volley femminile. Le ragazze di Ricci partono contratte con errori in fase di ricezione e costruzione del gioco. L'attacco non funziona e sotto rete le ospiti trovano le migliori soluzioni. Non bastano i timeout del tecnico Duterte, le padrone di casa cedono a 18 e 20 i primi due parziali. Nel terzo la riscossa sotto al primo timeout tecnico, la squadra reagisce alle forti giovani romane ribaltando il punteggio e conquistando il set 25 a 21. Nel quarto succede di tutto, prima il Toe di avanti di 4, poi sotto di 4 sul 19 a 15, quindi rimonta fino al 23 a 22. Qui la decisione del direttore di gara è quanto mai importante: prima una linea fischiata out per le ospiti e poi una doppia non ravvisata condannano la formazione del presidente Cauduro alla prima sconfitta sul 23 a 25. Diciamo, io sugli arbitri non faccio commenti da buon presidente e mi tengo tutte le mie riserve. Devo dire che effettivamente abbiamo subito molto l'emozione dell'esordio, quindi eravamo un po' tutti sotto pressione, e devo dire che dall'altra parte c'è una squadra giovane effettivamente che ha dimostrato un grande talento, complimenti a loro, quindi complimenti ai vincitori. Diciamo che dopo il terzo set abbiamo cambiato un po' di situazione, abbiamo visto una squadra molto più reattiva e siamo riusciti a capitalizzarlo e a vincere questo set che era fondamentale. Il secondo è stato molto molto tirato. Diciamo che qualche episodio che non commento andava un attimino rivisto, però non siamo con la moviola, non siamo col check, quindi va bene così. Accettiamo questa prima sconfitta in casa che secondo me ci farà crescere, ci aiuterà sicuramente a recuperare quell'energia, quella volontà di dimostrare le nostre capacità. La nostra squadra ha un livello diverso, sono convinto, sono con le mie ragazze, sono col mio allenatore, con tutto lo staff e i dirigenti, e sono convinto che dalla prossima gara già fuori gara faremo qualcosa di più per poi ritrovarci il 1° novembre qua per essere veramente determinati e portare a casa quello che è concreto. Vince Lucca al Palaporano, la Ceprini Orvieto cede il passo 75-63 alla formazione toscana. Non è bastata una prestazione super di Bull Calder, 22 punti, a spingere le ragazze di Romano alla conquista della prima vittoria in A1. Nelle ospiti brilla Milic con 21 punti, Pedersen con 13 punti, Brezinova, costretta da un leggero infortunio, chiude a quota 10. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arezzo Acquesio, torna puntuale tra un'ora.